Grazie signor Presidente, colleghi e colleghe, l'Apocalisse è stata annullata. So che vi dispiace molto, so che vi fa male. Ed è infatti è tutto il giorno che cercate di convincerci che ci sarà una seconda ondata di morti per Covid-19. Mi è anche molto chiaro, signor Ministro, che qui nel Ministero sia passato solo caos. Signora Ministra, naturalmente avete bisogno della seconda ondata. Ve la augurate proprio, come anche il Presidente, desiderate una seconda ondata in modo da poter giustificare cosa avete fatto a questa terra, a questa nazione. Non c'è nulla che possa giustificare altrimenti quello che avete fatto, signori e signore. E piano piano si sta anche dilatando la nebbia, non si è mai trattato di portare argomentazioni razionali, era sempre e solo per seminare emozioni, seminare paura, seminare panico, ed esattamente questo avete fatto. E siete arrivati al punto in cui veramente tante persone avevano paura, e notiamo come sottolinea avevano, non che hanno ancora. È qualcosa di molto brutto, sinistro e dannoso quello che qui avete fatto. Per specificare, sotto il mantello avete detto, con il cancelliere, una peste che avrebbe ucciso centinaia di migliaia di persone, ma non è mai successo e non è mai stato chiaro neanche tra i vostri esperti cosa dovesse accadere. Anche nei vostri circoli di esperti non è mai stato detto che si sarebbe arrivati a tanto con questo virus. Prendete i vostri esperti e la vostra collega Schwartz, forse dovreste leggervi i protocolli se ancora non li conoscete. Anche gli esperti che citate hanno detto dall'inizio che si tratta di proteggere i gruppi di persone più vulnerabili. Se leggeste i protocolli, allora lo sapreste. Questo vuol dire che la decisione politica che qui è stata presa è completamente in disaccordo a quello che hanno consigliato gli esperti. Ed ora continuo ancora, girate e rigirate la ruota perché sapete che politicamente state trascinando questo paese nell'abisso. È una catastrofe per i mercati, per la produzione. Abbiamo 600.000 disoccupati nel frattempo, 1.3 milioni di persone in lavori occasionali, i quali non sanno neanche se quelli part-time torneranno mai a lavorare, se i negozi e le attività riapriranno mai, ed il pacchetto economico che state preparando per le gastronomie non sarà di minimo aiuto, non serve che ora abbassiate le tasse che devono pagare i ristoratori, non hanno entrate. Non riuscirete a risanare il rapporto con loro con una mossa del genere. Esattamente questa è stata la vostra politica. Uniscenato coronavirus e la portate avanti ancora. Probabilmente non riuscirete neanche più ad uscire dal film che vi siete creati. Volete riaprire le scuole per far girare i bambini con maschere a distanza tra di loro quando non ne esiste il minimo fottuto motivo. Se solo ci guardassimo i casi di malattia, dove e come possiamo ancora oggi trasmettercelo? Ce l'abbiamo già tutti! 2100 malati attivi in questo paese. Come e dove possono i bambini trasmetterselo? E invece ora dovreste dire che questa storia finisce qui. È passata e staremo ancora attenti alla nostra igiene. Lasciate in pace la gente. È già passato, è già finito. Rendetevene conto. Ridate indietro alla gente la propria vita, date alle aziende i soldi in modo da poter continuare a lavorare e fate in modo, cari signori e signore, fate in modo che la gente non debba più portare la museruola, questa stoffa davanti alla bocca, via con sta roba, perché sono dannose per i bambini, per i più anziani e anche per i malati polmonari. Dovreste leggerle queste cose e allo stesso tempo garantisce zero protezione. L'unico scopo della mascherina è quello di sorreggere la vostra sceneggiatura solo per far credere alla gente: oh mio Dio, siamo in una situazione estremamente pericolosa. E no, non lo siamo, signore e signore. Andate finalmente sulla sponda della verità. Ed ancora solo un esempio, Radstadt, solo perché mi viene in mente così. Radstadt ha avuto 24 casi di corona, 24 guariti e 0 morti. E allora spiegatemi perché li devono portare maschere nelle scuole, asili e dappertutto. Non esiste un vero motivo, signori e signore. E adesso anche se sentiremo che una seconda ondata sta arrivando dal Sud Corea, o cose di questo genere, sono solo 1500 test e lo dipingete come seconda ondata? Smettetela sempre di seminare queste favole, queste storie. Le persone per fortuna leggono e si informano. Ci sono sempre più giornalisti indipendenti che ci mettono la faccia, ricercano e diffondono. E questo è il vostro problema, perché hanno la verità. Signore e signore, dato che avete raso al suolo la nostra economia, ora arriva anche il momento in cui deve ripartire e deve essere ricostruita.
Dobbiamo riuscire da questa crisi nella quale ci avete guidato. Questa è la mia proposta. La Repubblica Federale è pregata di dare 1.000 euro di valore in buoni acquisto o come volete voi per ogni singolo cittadino austriaco, che possano essere usati in ogni attività che paga le tasse. Questo aiuta tutti gli imprenditori, dal sarto all'artigiano fino ai singoli venditori. Un vero aiuto al consumo, così semplicemente si potrebbe riportare l'economia austriaca nel gioco. Via le maschere. Il sistema di protezione naso-gola-bocca è dannoso per giovani, vecchi e malati ai polmoni, dice l'esperta in medicina Dagmar Berakovic del partito del...